Bentornati all'interno del Teatro Polifunzionale di Pineto per Provaci, una puntata che non ha gara al suo interno, una puntata di riposo per quello che è il mondo dei concorrenti e per i nostri giurati. Anzi, vorrei salutare e approfittare di questo rientro per salutare Anna Rosa Solinas, che questa sera è a casa un po' in relax, fa riposare la voce, dice lei, mentre Lorenzo Valeriani l'abbiamo schiavizzato e sta al lavoro in platea, in realtà si sta divertendo anche lui. E riprenderemo naturalmente il percorso di gara, visto che ci aspetta la finale. E poi ci saranno anche delle occasioni con dei galà, dei momenti particolari che raccoglieranno vari artisti, non soltanto i nostri concorrenti oltre ai vincitori, ma anche qualche altra sorpresa dal passato, diciamo così. Però qui ho un presente e un futuro bellissimi, mi metto comoda anch'io, cara Federica, perché vorrei parlare proprio con te. Federica Pento, buonasera, giovanissima, ben rivista. Grazie. Siamo salutate all'inizio della trasmissione quando eri comodamente seduta in platea, però qui adesso hai un ruolo un po' più di peso, hai un ruolo che, pur essendo tu giovanissima, è un esempio che ti rende modello per tanti altri. Tu sei risultata finalista e poi hai ottenuto ottimi risultati nella fase conclusiva del Cantagiro. Sì, è proprio l'anno scorso e ho vinto la fase regionale del Cantagiro a Roma, rappresentavo il Lazio però, e invece nella fase nazionale rappresentavo l'Abruzzo, fiera di questo, e ho vinto il premio Due Righe, che andava a premiare la fusione che c'era tra la mia canzone e la mia rappresentazione. La canzone è L'Unincanto, che è un inedito, ricordiamolo. Sì, un inedito, ed è scritto da Gianluca Sole. Tu hai partecipato nella tua vita a tanti concorsi, dal concorso Canoro Piccoli Amici, saluto gli ideatori che sono poi degli amici, quindi ci conosciamo tutti, fino a tanti altri concorsi in Italia e all'estero. Hai cominciato a cantare a che età, Federica? Beh, circa 7 anni fa, in realtà io cantavo sempre dentro casa, anche perché ho un cugino che canta, appunto Alessandro Pento, che è il mio maestro. Che è un ottimo cantante, tra l'altro, anche un ottimo docente. E lui praticamente un giorno è venuto a casa mia e mi ha preso dall'orecchio e mi ha detto: tu vieni a lezione da me. Dammi il tuo orecchio, sì. Letteralmente. È da circa 7 anni che mi segue e io sono felice. Quindi essere inquadrata a livello di studio ti ha aiutato ovviamente a crescere. A livello di studio e non solo. Ma ti è piaciuto anche? Assolutamente sì. Perché molti ragazzi, molti giovanissimi, tu ora hai quanti anni? Dillo tu, perché molti non ci credono. 20 anni. Sembra una 14enne a vederla. Eppure a 20 anni, quindi già la maturità è arrivata per molti versi, ti ha permesso di capire alcuni aspetti di questo ambito, perché quando si arriva alla fase finale, ai vertici, all'apice di un concorso come il Cantagiro, cominciano anche delle piccole responsabilità. Sicuramente, anche perché lì al Cantagiro, durante la finale nazionale, c'erano ragazzi della mia età, più grandi, più piccoli, bravissimi. E io ho cantato davanti a una giuria d'eccezione come Katia Ricciarelli, e quindi l'emozione sicuramente c'era. Quei 7 anni li ho dimenticati, sembravo al primo anno di studio. E l'emozione c'è sempre, però serve, perché ti aiuta. Diventa fondamentalmente concentrazione, ti aiuta, poi. Sì. Io di quello sono convinta, perché se non c'è un minimo di emozione non riesci poi a comunicare tutto quello che vorresti. Esatto. E ovviamente tu ora sei in promozione con l'etichetta discografica SPC Sound, giusto? Sì. Perché poi ci sono dei... Ecco, la responsabilità di cui parlavo fa parte anche di questo mondo di legami, di contratti da rispettare, di accordi. Assolutamente, di rispetto, sì. Perché ci sono degli impegni che si prendono. Esatto, oltre alla firma c'è una fiducia e rispetto, assolutamente. Se ti dicono un orario tu lo devi rispettare. Io viaggio molto, grazie anche alla mia famiglia, vado spesso a Roma da Pescara, ecco, non è poi così facile, però devo farlo. E l'hai preso seriamente come impegno? Assolutamente sì. Perché si parla di un radio date nazionale, che vuol dire una serie di appuntamenti radiofonici, sì, su oltre 300 radio del circuito Airplay, più le TV nazionali, media partner, eccetera. Quindi c'è un vero e proprio piccolo tour, piccolo grande tour, che è un impegno reale per far conoscere anche il tuo L'Unincanto. Finora che apprezzamenti hai avuto, secondo te, da quello che hai sentito dalla viva voce? Raccontaceli. Allora, L'Unincanto...
Sono felice perché non me l'aspettavo, ho avuto tantissime visualizzazioni, è stata trasmessa in moltissime radio qui ma anche all'estero. Oh. Infatti ho fatto un'intervista con una radio belga e niente, ha avuto successo nel mio piccolo, però. Beh, hai appena cominciato, quindi capisco la tua prudenza, però è una cosa bella e particolare perché il progetto discografico che ti vede coinvolta prevede l'uscita ogni 4 mesi di un inedito, quindi anche questo è un vero e proprio concept album dove le canzoni le stai dando tutte Gianluca Sole, però abbiamo condiviso lo stile, ecco. E praticamente queste canzoni narrano delle storie collegate fra di loro. La prima di questa serie di canzoni è L'Un Incanto, la prossima uscirà a breve e si chiamerà Due Ali. Difatti, posso spiegarlo, L'Un Incanto parla della luna che piange il viaggio di morte di una stella, che è la nostra stella cadente fondamentalmente, e noi umani dalla terra siamo affascinati da questo spettacolo della natura. E dipinge in sostanza due modi differenti di guardare la stessa cosa, ed è quello che in realtà è una metafora, ed è quello che in realtà accade a noi tutti i giorni. E la prossima canzone, Due Ali, parlerà di una rinascita. Ti vedo molto coinvolta anche nella vita dei pezzi come testo letterario, come contenuto. Sì. Hai mai pensato di scrivere anche tu canzoni? Oddio, no, non ancora. Non ho mai pensato di scrivere delle canzoni, forse perché non ho dei temi, magari. Beh, è ancora 20 anni, appunto. C'è tempo. Laura Surricchio, che ne pensa? Io la vedo attenta mentre tu parli, forse non si aspettava nemmeno di sentirti così eloquente su un argomento che ti riguarda da vicino. Federica e ti emoziona. È un esempio da prendere. Perché lei rappresenta per i ragazzi, appunto, diciamo, che si avvicinano alla musica, lei appunto rappresenta proprio l'emblema della costanza, la volontà. Come ti devo dire? Sì, praticamente. Ha messo a frutto tutto quello che ha imparato e non ha mollato. Io la vedo molto determinata. Brava, infatti. Sottile come un giunco, ma molto determinata. Sì, anche rinunciare alle piccole cose. Comunque da 14 anni, anche adesso 20 anni, magari quando gli altri escono io sto a casa perché sennò va via la voce, devo cantare. È un esempio. Però praticamente. Non mi pesa questo. Ecco. Ecco, noi tra un minuto guarderemo anche il tuo video perché possiamo mostrarlo anche grazie alle nostre diffusioni web con Rete 8, ovviamente ci sono diversi canali che ci permetteranno di conoscere e apprezzare. Ricordi, Lorenzo, quando parlavamo con i concorrenti di Provaci fin dai provini di quello che vuol dire essere pronti al desiderio che può realizzarsi, attento a quello che desideri perché potrebbe realizzarsi, e lì devi essere pronto, si intendeva proprio questo, tu puoi volerlo con tutte le tue forze, ma se quando poi arriva non sei pronto, poi lì che fai? Cadi miseramente, e l'abbiamo detto anche per la finale, per le semifinali, è facile farsi ripescare, tra virgolette, l'abbiamo detto scherzando, ironizzando su mezzi poco simpatici che in altre situazioni magari può capitare di incontrare, ci auguriamo mai da noi. Però se anche ti fai votare da tantissime persone e arrivi qui senza averne reale merito, qui o lì, una volta arrivato non hai nulla in mano. Se ci arrivi con le tue forze, allora le cose sono diverse. Allora ho lo hai merito. Esattamente. Devo ancora fare tanto. Però ti vedo a buon punto. Speriamo. E quando guardi e riguardi il tuo video, perché sono sicura che l'hai visto tante volte, l'hai analizzato, troppe, l'hai commentato, video ufficiale, regia di Stefano Cesaroni, sì, che poi è anche tra le altre cose titolare di una cattedra dell'Accademia delle Belle Arti dell'Aquila, e quindi è un esteta sicuramente, sì, un occhio molto attento. Era il mio professore all'Accademia delle Belle Arti, che poi ho abbandonato, l'ho ritrovato, era destino forse. Hai visto i cicli che tornano come Corvara, come altre cose, questa cosa non la sapevo. E, a casa quando vedono il tuo video cosa pensano? Allora a casa... Non sono molto critici, cioè non mi hanno mai esposto i loro giudizi. Anche quando cantavo, scendevo dal palco, mamma e mio papà, anche gli altri, non mi hanno mai detto brava.
Però questo mi è servito. No, mi è servito. Siamo molto riservati. Diciamo, da loro sono felici, lo vedo dai loro occhi. Beh, sono contenta che abbiate scelto la linea della formazione seria, veniva la parola severa. Mi devo ringraziare mio cugino per questo, lo cito di nuovo, Alessandro Pento, perché grazie a lui. Sì. Allora, noi ci regaliamo il video, lo vediamo insieme, il tuo Luni Incanto, e poi lo commentiamo. Stella fabbrile ricuote, giace sola, pioggia di effimero sogno che poi sembra come un'immagine fioca solo per noi, sfiora il sogno di luce che non muore mai. Scariche di dura pietra che graffiano l'aria, che bruciano nella atmosfera sul manto del cielo, firmano la loro vita, le lucciole in scena, sciame di germogli d'oro che cadono ancora, vive scintille di intrighe e di sprechi di un dì che diviene giorno dopo un solco stampato col sole. Anime di donne e uomini osserva da terra, sorridendo ad ogni fiamma che sfuma il colore. Stella pioggia di detriti che ruba la scena, scegli una cometa in orbita, illumina giorno come candelina accesa su cui soffia il vento, meteorite nella notte si spegne per sempre, sembra come un'immagine fioca solo per noi, sfiora il sogno di luce che non scariche di dura pietra che graffiano l'aria, che bruciano nell'atmosfera sul manto del cielo, firmano la loro vita, le lucciole scene, sciame di germogli d'oro che cadono ancora, vivi scintilli di intrighi e di sbrighi di un dì che diviene giorno dopo un solco stampato col sole. Anime di donne e uomini osserva da terra, sorridendo ad ogni fiamma che sfuma il tallo. Vediamo i credits ovviamente con tutti coloro che hanno collaborato, e di grande effetto comunque. Quanto avete impiegato a realizzare le video? Allora, abbiamo impiegato 3 giorni circa. Quelle immagini dove la luna nasce le abbiamo realizzate nello studio di Stefano Cesaroni. In realtà io ero dentro una piscina gonfiabile con l'acqua freddissima e dietro avevo un cartellone blu.
Quindi io nemmeno mi aspettavo tutti quegli effetti. Ma poi c'è la tecnologia che si lega, sì, all'arte, e vengono fuori questi capolavori. Una volta sarebbe stato molto più complicato, bisognava aspettare la luna, quella vera, e tutto il resto. Soddisfatta del risultato finora? Assolutamente sì. Ti emozioni? C'è ancora da fare, però. Sicuramente. Non dico mai di... credo che nessun grande artista l'abbia mai detto di essere arrivato, assolutamente. Anche il più grande dei grandi che si possa immaginare, secondo me, non lo direbbe mai. Non lo penserebbe mai. Io ti auguro veramente di arrivare dove sogni di... Grazie. Arrivare e dove meriti di arrivare. Grazie. Poi, se ci tieni aggiornata anche su quelle che aggiornati su quelli che sono i tuoi futuri, certo, arrivi, due ali e tutto quello che ne verrà, ne saremo molto felici. Poi Laura ci terrà anche lei un po' in contatto, perché se possiamo dare spazio di salto agli abruzzesi che hanno un talento vero e lo stanno portando nel mondo, non ne siamo veramente contenti. Lorenzo, ti è piaciuto? Facciamo sentire un attimo anche la voce di Laura. È felice, la vedo, soddisfatta, serena. Sì, vabbè, il video colpisce alla grande. Grazie. Poi, insomma, se si parla di stelle cadenti a uno che si chiama Lorenzo, è casa hai tua. Hai fatto 13, quindi a me hai colpito tantissimo, davvero. Grazie. Certo, vederti lì e vederti adesso qui, la differenza è notevole, davvero truccata benissimo, colpisce anche quello, colpisce anche quello e fa la differenza, quindi... davvero, davvero un bel pezzo. E devo cliccare anch'io perché adesso sono curioso. Sì, grazie. Devo cominciare a cliccare anch'io. Nel video si vede la donna Federica, che a vederti così è una ragazzina, poi quando parla invece si sente che è Federica, assolutamente. Sì, anche la voce che esce fuori, insomma, è un po' inaspettata, tra virgolette, devo dire la verità. Sorpresa. È un colore scuro, esatto, intenso, un mezzo soprano con estensione molto ampia, duttile sicuramente. L'estensione poi del soprano, ma il colore è pieno, bello scuro. Poi devo dire che anche l'ambientazione del video sta bene sul tuo viso, nel senso che è qualcosa sognante, di etereo, no? Sì. Quindi davvero... Non me l'aveva mai detto nessuno. Apprezzo. È un complimento. Aggiungi anche questo ai complimenti. Sì, sì, è davvero, davvero fatto bene. Grazie. Grazie a te Federica. Federica Pentola... Ci auguriamo di vederla su grandi ribalte, veramente grandi. Magari. È stato un piacere, grazie, averti qui con noi per... Grazie. Provaci, mille. Che tu sia ad esempio a tutti quelli che ci vogliono provare sul serio, ma non hanno ancora capito bene come funziona, ci vuole lavoro. Passiamo ancora, Laura vorrebbe dire qualcosa, credo. Grazie Mar. Così. Praticamente vedi che prima sono rimasta senza parole, perché da qui sono più emozionata io che lei che è lì, perché praticamente l'ho vista crescere, nel senso che ho visto muovere i suoi primi passi sui palcoscenici, quindi vederla adesso in questa maniera è veramente una grande soddisfazione, ripeto, un esempio per tutti. Grazie. Di costanza e di sacrificio in tutto. Grazie. Brava. Ripagati da quello che sta arrivando. Grazie a te Federica. E a tutti quelli che ti seguono in famiglia e che ti vogliono bene. Io ti lascio rientrare, comoda in platea, così ci possiamo rilassare con mamma e papà e con tutti quelli che sono i fan. Però volevo richiamare all'ordine a questo punto i miei amici musicanti. Mi lasciate sola qui? No, non si può. Non posso far cantare Lorenzo stasera. Lui di rimanda. Allora, quando l'abbiamo avuto... Tutta la stagione in giuria con Anna Rosa, giocavano sempre a sì, ma prima o poi cantiamo, sì, voglio vedere, prima o poi faremo qualcosa. Di sicuro invece saranno bravissimi di nuovo, e io questo già lo so, mi fido, sono fiduciosissima su questo, gli amici della piccola bottega dello swing. Riposizioniamo quello che serve, Erika, se serve una mano siamo ovviamente a disposizione, non c'è nessun problema. Per quello che riguarda la nostra parte che sta andando verso la conclusione, noi oggi abbiamo avuto una puntata particolare di Provaci, che non prevedeva la gara ovviamente, e oltre a Laura Soricchio, che ringrazio ancora per averci portato questi due gioiellini che sono stati la piccola Elena Arcieri di 8 anni e il già grande Marco Di Vita di 12 anni, grazie ragazzi, in bocca al lupo per quello che farete, e poi Federica Pento, che è cresciuta nella stessa culla musicale, Anna Pia Urbano con tutti i passi per Corvara e direttivo annesso, ma tutti quelli che ci guarderanno il link lo potete spedire dove volete, quindi in tutte le parti del mondo dove ci sono corvaresi mandate pure il link della puntata, perché ci farà piacere poi sentire
che partecipano anche alla crescita di questo progetto. Lorenzo, pronto ad ascoltare ancora brani swing. Che avete scelto, ragazzi, per questa... Che tra l'altro questo è proprio il brano swing italiano degli anni 50, vero signor Antonio Faricelli? Del grande Fred Buscaglione. Ah. Questa sera faremo Buonasera signorina. Sì. Oh, allora lo dedichiamo a tutte le signorine, sì, che attendono il loro macho man, che come lo faceva lui non lo faceva nessuno. Infatti sì. La piccola bottega dello swing. Grazie. Buonasera, signorina, buonasera. Com'è bello stare a Napoli e sognare, mentre in cielo sembra dire buonasera la vecchia luna che sul Mediterraneo appara. Ogni giorno ci incontriamo camminando dove pare che la montagna scenda in mare. Quante cose abbiamo detto sospirando in quell'angolo più bello del mondo. Quante volte ho sussurrato amore d'amo. Buonasera signorina, kiss me goodnight. Buonasera signorina, kiss me goodnight. Shabadoo, shidoo-doo-doo, shabidoo-bidoo-doo, shubidee-dee-dee. Buonasera signorina, buonasera. Com'è bello stare a Napoli e sognare, mentre in cielo sembra dire buonasera alla vecchia luna che sul Mediterraneo appare. Ogni giorno ci incontriamo camminando dove par che la montagna scenda in mare. Quante cose abbiamo detto sospirando in quell'angolo più bello del mondo. Quante volte ho sussurrato amore e d'amore. Buonasera signorina, kiss me goodnight. Kiss me good night. Buonasera signorina, kiss me good night. Grazie. Ma che signorina. La signorina tosta. Ma di quelle toste. Non so voi, io Erika la adoro, fu amore a prima vista, artisticamente. Grazie. Parlando. E poi ho avuto tantissimi riscontri positivi, perché noi sembriamo sobri, nel senso che c'è gente che si spamma ovunque, hanno 800 pagine su 3400 social network, noi abbiamo una su Facebook, punto, finisce là. Instagram non mi piace, Twitter mi annoia, cioè sono strana, non sono molto alla moda in questo ambito, ma mi interessa relativamente, perché chi è interessato davvero non disperde, concentra. E se ti concentri scopri molte più cose, e chi si è concentrato ha fatto un sacco di complimenti a voi tre, a tutti e tre devo dire, eh? Quindi avete un quid, avete un non so che. Grazie mille. Come vi definireste voi?
piccoli artigiani, sì, come abbiamo detto la volta sì, scorsa. Per la bottega. Sì. Tra l'altro approfittiamone per il momento jingle pubblicitario, no? Vai. Stavamo parlando di social, quindi per chi ci segue da casa, anche tra voi nel pubblico, chi volesse insomma aiutarci a crescere, quindi come dice Erika, diventare da piccola bottega a grande bottega, tra virgolette, mettete un like sulla nostra pagina Facebook se ne avete e piacere. Ci seguite comunque nei nostri eventi. Vi inseguiremo, esatto. Non c'è problema, durante esibizioni, concerti. Certo, per seguire i nostri prossimi eventi che sono in fase di allestimento. Sì, di allestimento, quindi seguiteci, ne che vedremo delle belle. Sicuramente sentiremo anche di più, perché comunque vi divertite. Poi i duetti che avete inscenato prima col sopracuto conclusivo era bellissimo. Così estemporanea era. Ah, sono le cose migliori a volte, cioè quando viene quella cosa. L'esibizione non è mai uguale a un'altra esibizione, esatto. Non potrebbe mai esserlo. Lo dicevamo anche la volta scorsa. Sì. E infatti stavolta siamo più emozionati della volta scorsa. Perché siete consapevoli. Perché stavolta. Siamo consapevoli di quello che stiamo c'è facendo qui. Sì, la prima volta c'era molta più confusione, i concorrenti agitati, quindi avete trasmesso forse quella che è l'emozione da palco sui concorrenti, roba loro, stanno lì. E invece probabile. Avete empaticamente scaricata su di loro, scaricatori, però alla fine, prima o poi, gira, la lì deve tornare, gira, esatto. Sempre, vi tocca. E visto che vi tocca, io intanto faccio i saluti per ringraziare chi ha lavorato e sta lavorando con tanta pazienza per noi e con noi. Voi pensate all'ultimo brano, mi raccomando, perché la squadra qui non è fatta soltanto da chi è sul palco, è fatta soprattutto da chi è dietro, quindi dietro il sipario in questo momento c'è Massimo Diadezio alla parte fonica, che ringrazio per la pazienza e anche per aver con la bacchetta magica comandato maxi schermo e non solo quello. Grazie ai nostri cameraman sul palco, Mario Giacchetta, l'uomo dalle mille risorse in telecamera che abbiamo fatto girare in modi assurdi anche per Gradinata, e grazie a Valerio Quartapelle lì di fronte a noi che ci vede incombere su di lui sempre. Grazie Valerio. In regia Valerio abbiamo il nostro Vincenzo Di Simone che comanda tutto, io lo sento qui, da un po' di tempo lo sento molto più vicino. Grazie ovviamente a Lorenzo Valeriani, ci rivediamo per Gradinata perché si va avanti per tutta la stagione, ai nostri ospiti Anna Pia Urbano, il nostro Marco, la piccola Elena, Federica, Laura Sorricchio, i vostri genitori, le famiglie tutte che vi seguono e vi hanno incoraggiati a continuare, perché se si insiste alla fine quello che si desidera arriva davvero. Bisogna meritarselo, ma arriva davvero. Per quello che riguarda Provaci, la prossima puntata sarà la puntata finale, quindi quattro concorrenti che davanti a una giuria più cospicua di quella abituale si disputeranno ripartendo da zero praticamente. Non conterà quello che hai fatto prima, dove, quando e come, ma quello che farai in quella serata. Quindi siate pronti a dare il meglio di voi, anche perché il magazine La Dolce Vita regalerà proprio una pagina dedicata al vincitore o alla vincitrice nel numero di marzo, quindi aspettano noi per chiudere il giornale e andare in edicola. Dopodiché in aprile una intervista ancora più ampia con tante altre cose che interesseranno i nostri amici, non soltanto quelli che ci seguono su Rete 8, ma anche quelli che sono sulla nostra pagina Facebook e su YouTube, seguono le puntate in giro. Grazie a tutti voi, vi aspettiamo il sabato alle ore 21 su Rete 8, canale 10 del Digitale Terrestre. Grazie alla piccola bottega dello Swing, grazie a voi. Erika, grazie a voi. Alessandro, Antonio, bellissimi, cosa avete congegnato? E faremo adesso la canzone, sì, vengo anch'io, no tu no, del grandissimo Iannacci, così chiudiamo un po' in, no? E qui ci scateniamo. Sì, volendo sì. Noi abbiamo aggiunto però, rispetto alla versione che tutti conoscono, abbiamo aggiunto in realtà, il signor Iannacci l'aveva fatta. Previsto. Sì, l'aveva fatta proprio in quel modo, solo all'epoca c'era parecchia censura. Molta censura. E poi tra l'altro sono due episodi importanti che politici dell'epoca, quindi praticamente noi li abbiamo reinseriti anche perché non ha alcun senso. Va bene così, sì. Censurarli ormai è roba bella vecchia. Perché liberano. Esatto, quindi la versione integrale. Sì, quindi è un pochino più lunga della versione normale. Noi siamo contenti, va benissimo. A noi ci è sembrato giusto farlo in questo modo. E a noi piace così, chiudiamo in bellezza. La piccola bottega dello Swing, vengo anch'io, no, tu no. Grazie a tutti. Se ne avete piacere potrete cantarla con noi, no? C'è il motivetto.
alla batteria Antonio Faricelli. Che no! Si potrebbe andare tutti quanti ora che è primavera. Vengo anch'io! No, voi no! Con la bella sotto braccio parlare d'amore e scoprire che va sempre a finire che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io! No, poi no. Vengo anch'io. Ho detto di no. Vengo anch'io. No, poi no. Ma perché? Perché no. Perché no?
piccola bottega dello swing, sorprendenti sempre. Grazie, grazie a voi ragazzi, grazie, grazie a tutti. Grazie a mille, veramente siamo stati davvero a nostro agio, nonostante l'emozione, sei sempre molto carina. Ma grazie, quindi... convalescente ma reggo, sempre così. Grazie a voi, grazie a tutti quelli che sono stati a casa e qui, ci vediamo alla prossima, buonanotte. Questa è Duretta.